Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, nonostante la pioggia ce l'abbiamo fatta, siamo seduti finalmente in questa piazza Duomo dove Peppe Scopelliti ritorna dopo 10 anni dall'ultima apparizione che aveva fatto qua in occasione delle ultime elezioni, delle elezioni europee quando era candidato. Di nuovo buonasera a tutti, dobbiamo fare qualche ringraziamento all'inizio. Per le associazioni che hanno organizzato la presentazione di questo libro e partiamo con il Centro Studi Tradizione e Partecipazione, da domani la Guardia Faunistica Ambientale, Nuova Solidarietà, i portatori della Vara Madonna della Consolazione, l'Associazione Pro San Gregorio, Sbarre per Sempre, grazie a Progetto 5 per l'allestimento, a GS Channel per le riprese audio-video e la diretta su FB. Salutiamo tutte le autorità politiche presenti, non facciamo nomi per non dimenticare nessuno, ne vedo tanti, tantissime. Prima di cominciare dovremmo dare la linea alla regia per un video introduttivo. Sembrava la fine del mondo, ma solo qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Hey! Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende. Poi piango, poi rido, poi non mi decido cosa succederà. Col cuore che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende. Da questa partita, come sempre, ne esco con la maglietta bagnata e a testa alta. Io sono ancora qua. E allora cominciamo, prima di dare il via alla presentazione del libro, c'è un amico, qua, un amico di Peppe, un amico di tutti, Maurizio Mauro, che ci vuole introdurre questa piacevole, speriamo, conversazione. Buon pomeriggio, alcuni di voi mi conoscono, altri non sanno nemmeno chi sia oppure perché sono qui. Bene, mi chiamo Maurizio Demetrio Mauro e molti anni fa, oltre 50, mio nonno Demetrio parlava alla città da un palco come questo, sottolineando il suo senso di appartenenza e rimarcando le caratteristiche, le qualità e la centralità di Reggio nella sua regione. Ecco che quando Peppe mi ha chiamato, che ringrazio ovviamente, e mi ha chiesto di introdurre questo incontro, non ho potuto non ripensare al legame che personalmente ho con lui, ancorato non solo all'amicizia, ma anche alla storia delle nostre famiglie e alla passione, quella che ci lega alla nostra terra. E infatti la nostra è una storia quasi centenaria, perché si dipana tra relazioni tra i nonni, i padri ed i figli, uniti tutti dalla stessa passione, la nostra terra. Per questo sono qui. È per questo che voglio con poche battute rappresentare cosa e quanto, seppur con percorsi differenti, abbiamo condiviso in questi lunghi anni di affettuosa amicizia.
Come molti sapranno, nel 1949 mio nonno Demetrio Mauro ha fondato una società che ha dato lustro a questa città, esportandone il buon nome e i suoi prodotti oltre i confini nazionali, raggiungendo oltre 60 paesi nel mondo. Il tutto legando il suo brand a prestigiosi testimonial, ma lo fece anche sponsorizzandoli i mondiali di calcio Italia 90, lo fece sponsorizzando la Juventus e soprattutto legandoci alla regina per tanti anni. Quella di Lillo, infatti lo stavo cercando ma non l'ho visto. Mio nonno ha fatto tutto avendo sempre in testa la sua terra d'origine, Reggio, dove volle tornare anche quando il lavoro e la vita lo portarono lontano, fino in Africa, in Eritrea. Un richiamo talmente forte il nostro, che a distanza di molti anni, anche se in condizioni differenti, ho fatto anch'io e volle che io tornassi a Reggio da Milano, dove avevo trascorso oltre 10 anni laureandomi e poi portando avanti il mio lavoro lì. Ma lo feci abbandonando soprattutto le molteplici opportunità di Milano, ma lo feci per un motivo, perché oggi non si potrebbe forse rifare, perché a fronte dell'impoverimento di questa città certamente non sarebbe possibile farlo per in condizioni oggi. Troppi infatti giovani che vanno via per non ritornare, mentre Reggio invecchia, perdendo opportunità di crescita e risorse umane. Il mio ritorno in città infatti fu certamente dettato dal sentimento di amore verso la Calabria, ma anche perché si stava presentando un nuovo rinascimento. Questa decisione era dettata infatti dalla volontà che una persona a me cara stava emergendo in città e pochi anni dopo ne sarebbe divenuto sindaco. Il primo momento di confronto, non so se te lo ricordi Peppe, avuto insieme, vissuto insieme, fu una cornice per noi emozionante, fu quella del Vittorino Feltri, nella nostra scuola media, dove ci confrontammo sulla sana imprenditoria e su quello che sarebbe divenuto per lui il nuovo progetto su Reggio. Unitamente a questo parlammo di sport e dei suoi valori e di quello che la regina, la viola e la pallavolo femminile rappresentavano in quel periodo, quindi un periodo dove si lottava per i massimi traguardi nelle Serie A. Successivamente parlammo a un tavolo di Confindustria, dove io come presidente dei giovani imprenditori della Calabria intervenivo sulle opportunità che offriva Reggio con il suo ruolo centrale nel Mediterraneo. A questo Peppe era molto legato a questo concetto e che esprimeva chiaramente i suoi concetti e il suo disegno sulla nuova terra, nostra terra, e su quella che sarebbe diventata poi l'area metropolitana. A quel tavolo sedeva il presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, che successivamente in sede nazionale di assemblea di fronte a tutti gli imprenditori parlava della famiglia Mauro, dei suoi prodotti, ma parlava soprattutto del territorio, di Reggio, di come Peppe lo aveva mirabilmente presentato. Con Peppe infatti da subito iniziò un percorso virtuoso fatto di confronti su temi sempre improntati allo sviluppo del territorio e al benessere dei cittadini, confronti non legati a vecchie logiche parassite di attesa ma basate sulla creazione di opportunità di crescita economica, tutti argomenti affrontati affinché Reggio potesse autodeterminarsi ed affrancarsi dalla dipendenza di qualcuno o di qualcosa. Messaggi che arrivavano forti in tutte le sedi, anche quelle istituzionali. Per tutti vi cito l'idea di Reggio Città Turistica, è inutile parlare di quello che sono state i lavori svolti col suo pensiero, sono nati dal suo pensiero, come la Via Marina, la valorizzazione della Via Marina in un percorso unico con i comuni limitrofi, il Corso Garibaldi col suo essere e divenire centro commerciale naturale, fino a quelli di lunga visione come il Waterfront e il Museo del Mare, progettato dall'Archistar Zaha Hid, che avrebbero donato un nuovo volto alla città per portarla in una dimensione mai immaginata prima. Ecco, vi faccio un esempio perché con lui ci siamo sempre trovati, perché gli imprenditori hanno una vision e una mission. La vision è quella che vorresti che la tua azienda diventasse nel futuro, la mission è l'obiettivo che tu ti dai e i modi per raggiungerla. Bene, lui ce l'aveva, lui aveva una cosa in sé che pochi politici hanno, aveva una visione sulla città e aveva creato le relazioni giuste per poterla raggiungere. E effettivamente io penso che lui sia stato un concreto visionario.
E quindi volevo dirvi anche che in un'occasione particolare mi sono a un certo punto anche emozionato, ero accanto a lui e mi sono uscito perché ho detto, ecco, sono accanto al sindaco più amato d'Italia, quindi è stato un modo anche per ricordare a tutti che noi avevamo il sindaco che nelle testate nazionali risultava, nelle classifiche delle testate nazionali più autorevoli, risultava il primo. Successivamente, grazie, quando divenne governatore, gli scrissi invece un messaggio che riprendeva un po' quello che era il desiderio di mio nonno, quindi mio nonno Demetrio, che era quello di avere un regine monno, un regino che potesse dare un valore aggiunto alla nostra città, che potesse portarla in alto. E questo era Peppe, quindi gli ribadì la mia emozione per quel momento. Ma con Peppe i percorsi si incrociarono nuovamente, quando ci trovammo a raccontare non più i nostri sogni sulla città, ma a commentare gli episodi spiacevoli, più tristi e complessi che il nostro malgrado avevamo dovuto affrontare nella vita. Una situazione paradossale come quella che stavamo vivendo, per me inverosimile e grottesca, se non fosse stata tragica. Portarono i nostri momenti di confronto dei discorsi improntati alla crescita della città, alla recriminazione su quello che sarebbe potuto essere e che invece per invidia e per cattiveria di qualcuno non è stato. In un modo o nell'altro ci trovammo anche in tribunale, dove si tenevano una dopo l'altra udienze che riguardavano le nostre personali vicende. Ne parlo per la prima volta in pubblico, quindi scusate l'emozione. Io uscivo dall'aula dopo aver testimoniato l'incredibile situazione che stavo vivendo da oltre 14 anni, dovuta ad accuse basate su ricostruzioni contabili fatte da un commercialista che aveva problemi anche con l'italiano, quindi figuratevi sulla contabilità. Mentre Peppe e i suoi avvocati entravano per discutere con lo stesso tribunale per difendersi dalle accuse che a lui venivano mosse. Dopo anni di lungaggini giudiziarie io uscii assolto già in primo grado, mentre per Peppe, stranamente in pochi anni, seguì un epilogo ben più grave e tragico. Poi dopo qualche anno, certamente vissuto da Peppe e dalla sua famiglia con estrema difficoltà, la notte tra l'11 e il 12 gennaio 2021 leggevo il suo libro, lo leggevo tutto d'un fiato, il libro scritto con Franco Attanasio dal titolo evocativo Io sono libero. Alle 6:13 del mattino, cioè il messaggio, infatti gli mandavo un messaggio dove dicevo testualmente: ho appena terminato la lettura, è toccante, intenso e vero. Mi ha rapito una notte intera e ho appuntato molti dei tuoi pensieri. Bravo Peppe, ricordati che il tempo è galantuomo e che resistere a testa alta e con il sorriso in bocca è da grandi uomini. Ti abbraccio. Adesso lascio il palco per ascoltare l'intervista condotta da Piero Gaeta, che come un cerchio che si chiude mi aveva intervistato al termine della mia vicenda personale. Da quel lungo articolo non solo emergeva la volontà mia di perseguire legalmente coloro che avevano sbagliato causando gravi danni alla mia famiglia e la perdita di 50 posti di lavoro in questa città che era un territorio già povero, ma anche incommensurabili danni alla città, a cui il nostro brand era legato, scusate, ma dal confronto col Piero emergeva forte anche la fiducia nella giustizia ed il desiderio che tutto cambiasse per il bene di Reggio. Mi auguro che questa intervista dia degli spunti perché ciò avvenga nel breve periodo. Reggio merita di più. Grazie Maurizio. Grazie Maurizio. Un saluto particolare ai tre deputati che vedo qui in prima linea, i tre parlamentari, la senatrice Minasi, Francesco Cannizzaro e Fausto Orsomarzo, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, il governo è rappresentato, è tutto qui in prima linea. Gli altri consiglieri regionali e tutti i consiglieri comunali. Prima di iniziare dobbiamo un altro saluto dalla parte del generale della Guardia di Finanza Emilio Errigo, che ora è commissario del governo per l'emergenza ambientale di Crotone Cerchiara, qui in Calabria. Prego generale. Grazie, che bella umanità che c'è a Reggio. Io ci manco da circa 45 anni, però sono ritornato sempre ogni anno a trovare i miei genitori, i miei amici e i miei fratelli. Oggi sono tornato a trovare questo grand'uomo,
questo uomo è figlio di Reggio, che ha dato tanto prestigio a Reggio Calabria, ai calabresi, ai reggini, e ha dato anche tanta sofferenza a lui e a chi l'ha conosciuto, perché in un momento della sua vita la legge ha fatto il suo corso, e quando la legge arriva, il rigore della legge arriva, arriva naturalmente con un giudizio che poi può essere di assoluzione o di colpevolezza, nel suo caso di colpevolezza. E lui ha diciamo onorato questo patto con la legge. Perché l'ha onorato? Perché unico caso o rari casi della giustizia italiana, lui ha espiato tutta la pena, quindi ha questa diminuzione di diritto che lo vede privato del bene più grande, che è la libertà. Lui ha cercato di non farlo affievolire e ha onorato questo patto di legalità con la socialità, per cui l'aveva violato con la società di Reggio Calabria, perché secondo i giudici che l'hanno condannato lui aveva commesso un reato, e lui con molta tranquillità si è presentato al carcere di Arghillà, e lì naturalmente Peppo Schiopolliti l'hanno accolto con un grande applauso, perché anche nel carcere di Arghillà c'è umanità, non è che uno va viene privato della libertà personale dalla polizia giudiziaria o per ordine della magistratura e poi muore. No, naturalmente espia la pena, perché ci sono varie fasi della pena, quindi la fase della comminazione, la fase dell'irrogazione e dell'espiazione, e Peppe ha onorato questo patto, e dopo che ha onorato questo patto con la legge, e lui ritorna libero. E la libertà e l'innocenza non hanno nulla, leggevo in un vecchio testo di diritto della pubblica indagine, a patto che regni la giustizia e non l'uomo. E poi ancora si dice che la libertà è come l'aria, io dico anche la sicurezza è come l'aria, si accorge di quanto vale quando viene a mancare, cioè quando si sente quell'asfissia che chi ha, i medici qui presenti, ci sono questi bambini che vanno in crisi asfittica, e quando si sente quell'asfissia che molte persone, anche innocenti, che poi sono stati indennizzati per gli errori giudiziari, hanno provato. Io auguro a nessuno dei presenti e degli assenti di tutta la nostra nazione possa essere privato ingiustamente della libertà. Ma ritorniamo al concetto che vede questa persona, questo reo, questo papà privato, questo marito privato della libertà personale, che onora il patto sociale, il patto con la legge, e espia la pena, la espia in modo esemplare, e naturalmente la legge dice che dopo che il soggetto espia la pena viene riammesso all'onore e al patto che ha violato con la società. E questa sera, cari amici, questo patto lui lo onora, perché la presenza vostra lo fa ritornare. E quando si parla di rieducazione e risocializzazione del reo, è proprio questa: accogliere una persona che eventualmente, nel caso in cui la giustizia degli uomini, il giusto processo gli ha riconosciuto un errore, lui l'ha pagato e oggi ritorna libero a Reggio Calabria. Grazie. Grazie mille. Grazie al generale Errigo. E credo che questa sia una piazza per certi versi storica. Di solito per le presentazioni dei libri 30-40 persone è già un successo. Qua vedere una piazza così colma, veramente dalla misura, che o hai scritto un capolavoro oppure questa gente qua è per l'autore che non è un nuovo Manzoni, diciamolo prima. E allora salutiamo anche l'editore Walter Pellegrini, e credo che anche per lui sia un successo stasera vedere una piazza così piena per uno dei suoi libri. Peppe, allora cominciamo subito dal titolo del libro, Io sono libero, già dice tanto. Poi ci voleva un sottotitolo, secondo me, e per questo ho pagato un prezzo così caro. Non so se è una giunta troppo che va oltre il tuo pensiero. Ma è decisamente appropriato. È la dimostrazione che in questo paese, in questa parte di territorio nazionale, rappresentare ed essere uomini liberi non sempre
è un punto di forza oltre ad essere una ricchezza, perché non sempre c'è la stessa consapevolezza e la stessa determinazione da parte di chi ha il compito, diciamo così, di guardarti, di giudicarti, di seguirti. E questo mi pare che sia chiaro e che sia ormai emerso in maniera lampante. Ma noi non ci possiamo fermare ad analizzare soltanto questi aspetti. Il mio desiderio, la mia grande voglia di andare avanti è legata all'aspetto che prima o poi in questa città dovrà venire fuori la verità che riguarda il caso Scopelliti. Perché ci sono molti lati oscuri che noi conosciamo perfettamente, e molte altre cose che speriamo qualcuno prima o poi magari deciderà di raccontarci. Peppe, tu sei stato sempre un po' il golden boy della politica reggina, hai vinto una marea di elezioni, hai fatto tanti record, ma anche in questa, diciamo, disavventura giudiziaria hai dimostrato come hai sfatato due paradossi, diciamo, due verità che girano in Italia. La lentezza della giustizia. Tu hai avuto un processo velocissimo, primo, secondo e Cassazione, via. B, che in Italia non si scontano mai le pene, non c'è la certezza della pena. Tu hai dimostrato invece che la certezza della pena in Italia c'è, perché è scontato tutta la pena, nonostante tutti dicessero Scopelliti farà 6 mesi e poi sarà fuori in ogni caso a giudicare. Ecco, questi due paradossi per te possono essere due medaglie. Ma ne avrei fatto a meno, sicuramente. C'è da dire che in effetti la celerità del processo è una cosa che ha stuzzicato e ha fatto sì che molti professionisti, molti avvocati si documentassero proprio sull'attività e la celerità del processo. Dall'altra, consentitemi di dire che colpisce questo aspetto legato alla fase che mi ha visto protagonista nella, diciamo, l'espiazione della pena. Cioè, in qualsiasi parte d'Italia, in qualsiasi posto, chi è incensurato e deve scontare una pena, dopo 8 mesi, 10 mesi, vengono assegnati, diciamo così, viene affidato ai servizi sociali. In questa realtà c'è, diciamo, anche in altre realtà c'è una situazione più particolare, più stringente, meno elastica probabilmente, però è anche vero che io ero un incensurato e ho aspettato 3 anni per poter avere l'affidamento ai servizi sociali. Ho fatto tutte le misure alternative possibile e immaginabile per poi trovare una donna che non avevo mai visto nella mia vita, che presiedeva il collegio e che ha detto Scopelliti può andare a casa gli ultimi 6 mesi. Perché qui è il problema che deve valutare attentamente il legislatore, che non può più lasciare campo libero su queste scelte. Cioè, non è possibile che tu vai, dopo mesi di aver presentato l'istanza per una misura alternativa, dopo 4 mesi viene fissata l'udienza e dopo l'udienza ci sono 6 rinvii. 6 rinvii che ti portano 8 mesi più avanti nel tempo prima di ottenere la semilibertà. E io dico, questo è un modello sbagliato, perché quando un detenuto sa che sta arrivando il momento dell'udienza che lo riguarda, spera, sogna di potersi riappropriare della propria libertà negata. E nel momento in cui prendi atto che si decide un rinvio, ma rinvio di una volta ci può anche stare,
il rinvio di una seconda volta incomincia a non essere un rinvio che può avere chissà quali grandi motivazioni, ma io ho atteso 6 rinvii prima di avere la semilibertà. E Scopelliti ha avuto la forza e il coraggio e la dignità di restare in una posizione di serenità. Ma pensate quanti, nell'attesa di poter tornare a casa, la delusione di qualche giorno dopo o dello stesso giorno, quando ricevono, magari fanno la telefonata all'avvocato e gli viene detto è stato rinviato. Il detenuto cade nello sconforto, nella disperazione. Il detenuto può avere qualsiasi reazione scomposta. Il detenuto, in alcune circostanze, perché no, si può anche suicidare. E allora questo è un dramma che bisogna valutare attentamente, che bisogna comprendere. La giustizia non può avere la possibilità di scegliere, perché i rinvii sono, a volte, per carità, sono tutti motivati, ma il rinvio non è una bella cosa e non aiuta nessuno. E quando tutti mi dicevano, quando rientravo la sera in cella, la sera, ma erano le 18:30, quindi non pensate la sera che andavamo a ballare, andavamo dalla saletta, si tornava in cella, passavo, siccome la mia era quasi in fondo al corridoio, tutti mi dicevano Scopelliti ancora qua sei, io dicevo uscirai tu prima di me. Ne ho visti tantissimi che sono venuti a salutarmi e io dicevo avete visto, hai visto, stai andando a casa tu, io sono ancora qua. Ma tu sei Scopelliti, proprio per questo ho pagato anche il fatto che tante volte, anziché essere giudicato nella qualità di detenuto, nella qualità di detenuto, a mio giudizio, magari il detenuto che aveva una relazione esemplare, fatta dalla commissione competente, quindi da coloro che erano deputati a valutare e a giudicare il percorso del detenuto Scopelliti, io sono convinto che quell'aspetto legato al detenuto Scopelliti sia stato offuscato all'uomo Scopelliti, e questo ha generato, a mio giudizio, una valutazione completamente diversa, che non è consentita dalla legge. Perché la legge prevede che tu debba andare a casa o che tu debba ricevere una risposta rispetto al percorso che tu hai realizzato all'interno dell'istituto penitenziario. Non conta ciò che eri, conta ciò che tu hai dimostrato di essere dentro quella struttura. E questo, purtroppo, ahimè, lo dico ad alta voce e con grande serenità, credo che mi abbia penalizzato notevolmente. Vista l'esperienza appunto carceraria, com'è quel mondo al dietro le sbarre? Tu eri sempre le istituzioni fuori. Sei entrato dentro il carcere e che cosa hai trovato? Ma ho trovato un mondo di solidarietà che forse fuori non si trova facilmente. Ho imparato che ci sono due luoghi in cui c'è un altissimo tasso di solidarietà. Sono gli ospedali e il carcere. Perché la sofferenza ti accomuna e quindi tendi a farti forza, si tende a farsi forza ognuno con l'altro, perché diventa necessario riuscire a superare. Vedi, dimenticavo una cosa, quando venivano a salutarmi, a me come a tutti, perché si faceva il giro magari nelle celle oppure sotto la zona d'aria o nella biblioteca, venivano per un saluto, cioè sto uscendo, ciao di corsa, mi è arrivato il provvedimento, vado a casa, la gioia, la felicità. Io ho sempre gioito, perché c'è un elemento che caratterizzava non soltanto l'aspetto della solidarietà, era anche un aspetto personale, cioè tu pensavi, lui sta uscendo, prima o poi toccherà anche a me. E questo ti dava forza a capire, a comprendere che quello che qualcuno mi disse e che io in maniera sorniona così incominciai a guardare un po' con qualche piccola diffidenza, ma con
con simpatia, mi disse: Scovellini, non ti preoccupare, tutto passa, il tempo passa. E io, i primi giorni, no? Che vuol dire? È vero, anche lì il tempo passa e devi essere forte, ma arriva il giorno in cui, bene o male, anche per te, alla fine, magari qualcuno si determina e ti concede ciò che la legge ti consente di poter ottenere. Una volta mi hanno raccontato... E ho dimenticato, lì dentro ho trovato tantissimi uomini e donne della polizia penitenziaria che sono stati esemplari, non con Scopelliti, con tutti i detenuti, con tutti, con quelli che sapevano essere educati, soprattutto con le persone educate, erano esemplari, degli educatori, il capo degli educatori, dei volontari, una direttrice che aveva la totale condivisione, la simpatia e la stima di tutti, di tutti. Questo è un modo per dimostrare che anche in questi luoghi ci sono dei uomini, dei veri servitori dello Stato che fanno un servizio, che è un servizio di grande qualità ed è un servizio di dedizione, è anche un servizio utile a dare risposte a chi non ha interlocutori, perché dentro la struttura penitenziaria tu non hai con chi interfacciarti, tu non hai il mondo esterno, hai parenti, familiari, cugini che vengono, i nipoti che vengono a trovarti, ma questo ce l'hai una o due volte a settimana, quando è concesso, ovviamente sono concesse le visite dall'esterno. Mi hanno detto che qualche volta in carcere ti chiamavano presidente pure, e che una volta hai pure ricevuto una standing ovation quando sei entrato da un altro reparto a distribuire i giornali. Vero o erano... No, è successo che autorizzato dall'ispettore, dal sovrintendente capo, sono salito per consegnare con un poliziotto della penitenziaria degli spazzolini, il dentifricio e quant'altro a dei ragazzi che giocavano nella squadra di basket che io in quel frangente allenavo, perché portavo i libri anche, diciamo, ai piani, no? Sempre accompagnato da un assistente. In quella circostanza ci fu un vecchio ultras che, appena mi vide passare, dopo pochi giorni che lui era lì, incominciò a intonare Scopelliti, Scopelliti. Io tornai subito a dire: ma sei pazzo, che stai facendo, smettila, no? Però lì, diciamo così, ci si chiamava tutti per nome, ci si chiamava tutti, diciamo così, in maniera distinta, soprattutto col nome. Poi c'è questa consuetudine che io racconto anche nel libro. Appena arrivato, arrivo verso la cella e mi sento chiamare, mi sento dire: compare Peppe, buongiorno. Ho detto: Mizzi, che c'è un mio compare qua, no? Ne ho compari, grazie a Dio nessuno di questi ha problemi di questa natura. Poi mi sono reso conto, perché me lo hanno spiegato subito dopo, dice: no, ma qui all'interno ci si chiama tutti compari. Ho detto: vabbè, ma è un modo che a me non mi appartiene, e io non ho mai chiamato nessuno compare perché non fa parte della mia cultura. Beppe, tu l'hai assorbita bene, diciamo, la detenzione l'hai vissuta, ma gli effetti collaterali sulla tua famiglia quali sono stati? Ma non è stato facile, sicuramente non sarà stato facile, non è facile anche poi nel tempo, perché comunque le reazioni possono essere anche nelle fasi successive, non sappiamo i danni anche interiori che queste vicende possono generare, non lo sappiamo. Non è stato facile perché... sai che c'è, Piero, che quando qualcuno fa politica e rappresenta le istituzioni e magari si è trovato a fare il furbo e si è arricchito e ha fatto affari e ha fatto mazzette, dice: beh, ma comunque la mia famiglia la lascio in una condizione di serenità. Quando tu non hai mai toccato un euro che non fosse tuo, quando tu non ti sei mai appropriato di un solo centesimo, poi fuori
quando tu sei rinchiuso non è facile governare una famiglia, e per questo, in questo credo che sia, anche sotto questo punto di vista, la mia famiglia sia stata esemplare, e credo anche di poter dire che quando qualcuno, ed è capitato spesso al nord, in giro per l'Italia, quando qualcuno mi ha detto: ma adesso che non sei più politico, che hai avuto questa disavventura, quanti amici ti sono rimasti? È la tentazione, e diciamo così, l'idea che si sono sempre fatte tante persone, è quella di dire: non mi è rimasto più nessuno. Io ho sempre detto e ho sempre risposto: ho tanti più amici di quanto avessi pensato prima, perché evidentemente l'uomo del potere, l'uomo che gestiva, l'uomo di governo, una volta esaurita la sua esperienza, dove sicuramente tanti, qualcuno, tantissimi, ognuno può esprimere il giudizio che vuole, legittimo, può dire, dice, qualcuno si affiancava a Scopelliti, ma la cosa più bella è aver scoperto che molti di più si erano legati all'uomo Scopelliti, indipendentemente dal ruolo. E questo ho avuto modo di constatarlo anche quando, in alcune circostanze, c'è stata la possibilità che qualcuno arrivasse, diciamo, vicino a Peppe Scopelliti in quei momenti. Io non dimentico i volti, i visi di tante persone che hanno fatto in modo di potermi raggiungere per vivere con me un pezzo delle mie esperienze di detenzione. Ho notato e ho visto le loro sofferenze in quei momenti, però è un significato grande, perché ti dimostra che c'era tanta gente anche fuori che ha vissuto con te intensamente questa fase così difficile e così delicata. Io questa sera colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi sono sempre stati vicini e che non mi hanno mai abbandonato. Questo applauso te lo devi godere. E adesso prego la regia di mandare in onda un video. Se la regia è pronta, può mandare in onda un video che hanno preparato. Caro papà, non trovo le parole per esprimere ciò che provo. Sei una persona per bene, lo sappiamo noi e lo sanno anche loro. Non hai mai sbagliato, eppure oggi stai pagando. Ci hanno pugnalati ancora una volta, questa ha fatto più male delle altre, ma noi non ci arrenderemo. Combatteremo fino alla fine per dimostrare la tua innocenza. Ricordo tutto ciò che mi hai detto con le lacrime agli occhi, le lacrime di chi con dolore deve salutare la sua famiglia. Ti prometto che farò tutto ciò che mi hai chiesto e lo farò per te, per mamma, per Gilda, per noi tutti. Ti voglio tanto bene. Un abbraccio forte, la tua bambina grande. Tempo per disperare, è il momento di reagire. Mi hai sempre insegnato che non serve abbattersi, che bisogna trarre da ogni caduta la forza di rialzarsi. Tornerai più forte di prima, te lo meriti per tutto ciò che di buono hai fatto, per la tua città,
per la tua terra, perché ci hai sempre messo il cuore, ci hai sempre creduto e per l'ingiustizia che ora stai subendo. Hai sempre servito lo Stato senza mai rubare un euro. Forse ti sarai fidato delle persone sbagliate, capita a tutti, credo, ma quello di cui sono fermamente convinta è che tu non abbia mai sbagliato e non mi stancherò mai di dirlo. Per strada cammino a testa alta, perché sono fiera ed orgogliosa della persona che è mio padre. Io ti aspetto, siamo tutti con te. Forza, papà. Papà, oggi purtroppo non posso abbracciarti, perciò mi rifugio nella scrittura. Ti racconto questo. Oggi, uscendo da scuola, ho sentito ragazzi e ragazze dire che si sarebbero dovuti sbrigare perché a casa li aspettavano i parenti per festeggiare i papà, i nonni, coloro che portano il nome di Giuseppe. Io oggi a pranzo a casa non ci sono tornata. Non ci sarebbe stato nessuno ad aspettarmi, tantomeno tu. E mi dispiace solamente che io questa situazione non l'accetterò mai. Dentro di me ci saranno rabbia e delusione ogni giorno, fino a quando non mi sveglierò una mattina e ti troverò a casa, consapevole del fatto che non sto sognando. Auguri a te, papà, un ruolo che non hai mai abbandonato. Fiera ed orgogliosa di te. E ricordati un'ultima cosa. Il domani appartiene a noi. E questi erano tre messaggi che Greta aveva scritto nel corso del tempo. Giriamo pagina e se ti dico modello Reggio, per te è più un rimorso o più un rimpianto? Ma per me rappresenta ancora oggi un modello di buon governo per una città che aveva attraverso quel modello immaginato un percorso, che aveva attivato e immaginato un'idea di sviluppo. E il modello Reggio, non ci dimentichiamo, fu Gianfranco Fini a lanciarlo nel 2008. Poi andò in giro per l'Italia, il giorno dopo a Palermo mi chiamarono amici parlamentari e poi in giro per l'Italia dicendo: c'è un modello di buona amministrazione che è il modello Reggio, a Reggio Calabria, nella città governata da Beppe Scopelliti. Quel modello aveva capito qual era la giusta strada da seguire, o meglio aveva messo in campo una capacità di azione cercando di dare un indirizzo alla città. Era quella della città turistica, era quella della città baricentrica sul Mediterraneo, era quella di una città che non era disponibile a fermarsi, che aveva voglia e sete di successo, che era una città che voleva abbandonare quello stereotipo di una Reggio mafiosa e dei morti ammazzati e si proiettava verso una realtà e un mondo completamente diverso. Ecco, quel modello probabilmente può anche essere criticato, per carità, avrà avuto anche le sue lacune, però nell'insieme quel modello era anche il modello di una classe dirigente che aveva chiaro un obiettivo, che era quello del suo sindaco: rendere sempre più grande, europea, mediterranea, una città come la nostra. E noi avevamo costruito questa opportunità, questa prospettiva. Poi purtroppo non tutte le ciambelle escono col buco, però se c'è stato un errore, qualcuno ha sbagliato, ovviamente può essere uno, magari possono essere anche due se individuati. Però questo non vuol dire mortificare, come in tanti hanno fatto, perché poi a un certo punto partì il segnale molto chiaro, netto: bisogna demolire il modello Reggio. E partirono in maniera spietata tutti i servi del sistema a demolire quella stagione che oggi qualcuno magari prova vergogna a dover scrivere, che rimpiangiamo Scopelliti, come magari la gente per strada ti manifesta, anche quelli di sinistra che ti dicono: io ti voterò, non ti ho mai votato, se tu ti dovessi candidare. La verità
e che la loro, anche il loro servilismo e la loro difficoltà di doversi rivedere in faccia tutta la melma che hanno tirato diventa difficile. E allora il problema vero di fondo è che possiamo dire quello che vogliamo, Piero, poco importa, quella stagione è una stagione che rischia purtroppo a malincuore di diventare irripetibile per questa città, perché non ci sono gli uomini, non c'è la classe dirigente, non c'è forse neanche un'imprenditoria che crede nella rinascita della città. Ma voi vi immaginate cosa fosse mai accaduto, cosa si sarebbe verificato se i 300 milioni del decreto Reggio sarebbero rimasti fermi per 9 anni? Io lo sto urlando da qualche mese. In 10 anni di Scopelliti e Arena, il decreto Reggio, noi abbiamo speso 70 milioni di euro circa. In 9 anni delle attuali amministrazioni, non le precedenti, delle attuali amministrazioni, si è speso solo un euro, un milione di euro. È paradossale. È l'obiettivo occupazione. E qualche altra cosa. È paradossale ed è inquietante cercare di capire e di comprendere perché un mondo imprenditoriale che aveva messo i mezzi sul lungomare per protesta perché non venivano pagate le somme spettanti dei lavori eseguiti, oggi che hanno decreto Reggio, patti per il sud, i soldi delle città metropolitane e i soldi che aveva dato Scopelliti, 360 milioni di euro che si sono dilapidati quasi tutti della regione, che ammontano a qualcosa come oltre 800-900 milioni di euro, tutte queste risorse sono ferme. E quando la gente dice ma non si può spendere, non abbiamo soldi per fare la città, ma mandateli a quel paese e ditegli di andarsi a guardare tutte le risorse che ci sono, che non sono spese, che nessuno ha provveduto a investire quelle risorse. Una per tutte, il Waterfront, il museo di Zaha Hadid, ve lo ricordate? Nel 2014 venne detto alla popolazione che Reggio non era pronta a poter andare avanti col museo di Zaha Hadid perché Reggio non era pronta. Viene definanziato 53 milioni di euro, 50 milioni di euro vengono definanziati dal decreto Reggio perché si dice che bisognava mettere le strade a posto. Di quei 50 milioni di euro del 2014 non è stata fatta una gara d'appalto, sono tutti fermi. E allora io mi domando, e lo urlo anche questo, in questa circostanza anche, ma perché gli imprenditori stanno fermi? Ma di che cosa avete paura? Avete paura? Qual è il problema che non vi spinge a manifestare un dissenso rispetto a un problema serio, che la città vive un momento di degrado totale? Perché? Perché piaccia o non piaccia, col modello Reggio, e torniamo lì, col modello Reggio, la più grande azienda che faceva circolare risorse era il comune di Reggio Calabria con i suoi bandi, quando rispetto al 2007 con sindaco Italo Falcomatà si facevano 18 gare d'appalto nel 2007, nel 2017, dopo 10 anni, nel 2007 con Scopelliti, scusate, 1997, 2007 Scopelliti, si facevano 265 gare d'appalto. Era la mole di lavoro, di risorse che venivano investite, non rubate, che venivano investite per dare alla città respiro, per dare occupazione, per dare sviluppo, per dare la possibilità alla gente di lavorare e di poter comunque restare in questa città. Questo era un obiettivo che quell'amministrazione ha raggiunto. L'altro giorno stavo con una tua collega facendo un'intervista in un bar molto noto qui del centro città, e ad un certo punto
ad un certo punto c'erano due signori, un ragazzo e un signore un po' più adulto, che guardavano, rigliavano, poi a un certo punto si sono avvicinati. Dice uno di questi, dice: posso salutarla? Prego, perché no? Dice: io sono uno di quelli che si aggiudicò il famoso bando Carpe Diem, la mia azienda ancora funziona e lavora. Grazie sindaco, noi non ci siamo mai visti nella nostra vita, non ci siamo forse mai incontrati, ma io a distanza di 18 anni le dico grazie, perché lei mi ha dato la possibilità di restare a Reggio. Capito qual era la mia amministrazione? Era un'amministrazione che costruiva opportunità, che metteva in campo risorse e diceva ai giovani: beh, adesso potete gareggiare, potete incominciare a pensare a costruire, chi attraverso obiettivo occupazione, chi attraverso Carpe Diem, chi attraverso il progetto legato al finanziamento delle imprese che era legato a 500 giovani, cioè l'amministrazione metteva in campo, oltre alle varie, ai vari bandi che creavano ovviamente di riflesso quegli investimenti attraverso le imprese, costruivano posti di lavoro. Vabbè, questa diciamo è la versione di Scopelliti, la verità è sempre prismatica. Magari gli oppositori diranno che il decreto, che il modello Reggio ha lasciato quel famoso buco di bilancio che poi ha causato altri danni. Però dico, al di là delle prospettive con cui si guarda la realtà, ci sono i numeri, e i numeri difficilmente mentono. Ora, io ho segnato alcuni numeri. Al 31-12, nel 2013, quindi diciamo alla fine del modello Reggio, a Reggio abitavano 186.327 persone. Al 31-12-2022 sono soltanto 174.724, cioè Reggio ha perso 12.000 abitanti, come se Villa San Giovanni si fosse azzerata. Ecco, tanto per dare un'idea. E con questi numeri è difficile dire che va tutto bene, che non bisogna fare qualcosa di diverso per rialzare questa città. Ora, se ci fosse di nuovo Scopelliti, prendiamola alla larga, da dove si potrebbe ricominciare? Ma bisogna ricominciare, come sempre in tutto e anche in politica, da un progetto. Bisogna ricominciare da un progetto che significa anche un sogno da rappresentare alla comunità, l'idea di far intravedere una prospettiva. Vedi, è inquietante in questa piazza, l'altro giorno e stamattina anche a Piazza Italia, io ero lì con alcuni amici a prendere un caffè qualche settimana fa, e ad un certo punto urlavano, c'erano dei ragazzi che urlavano, giocavano a murra. Un po' più giù c'erano gruppi di ragazzi, come stamattina a Piazza Italia, ripeto, che ballavano la tarantella. E in questo campo, in questo caso, c'è il famoso, anche, come si chiama, mastro di ballo, un termine che io francamente disconosco. Ecco, vedete, tutto questo è un modo per far capire che la città è tornata indietro di 30-40 anni, perché la tarantella è un bel ballo sicuramente, ma va visto e va letto come viene fatto. Se poi c'è il mastro di ballo, quando c'è, è un segnale molto chiaro, è inquietante quando c'è. Però, per carità, si può ballare, è un ballo, giocare a murra, ma i ragazzi della stagione del modello Reggio, capisco che sarà difficile scriverlo, erano ragazzi che andavano a Malta, a Barcellona, a Madrid, che conoscevano il mondo, che si relazionavano con i pari grado delle altre comunità dell'altra parte d'Europa, che si intrattenevano in rapporti di amicizia, erano ragazzi che godevano di eventi, di iniziative che davano loro un contributo di crescita, erano ragazzi che vivevano a volte anche con angoscia il fatto di dover vivere fuori per studiare, perché non vedevano l'ora di tornare nel loro Reggio, che incominciava a dare segnali
di grande vivibilità. Questa è la verità. Quel dato è un dato triste, ma è scontato. E non solo i 12.000 abitanti residenti in meno. Io penso che di quei 12.000 c'è una folta rappresentanza, ampia rappresentanza di giovani che qui hanno perso la speranza di una loro prospettiva e sono andati via, e sono i nostri figli, non sono i figli di altri. Come si può non pensare a questo? Però Piero, guarda, sarebbe un atto di malvagità dire che la responsabilità di tutto questo sia in capo a un'amministrazione che c'è oggi o che c'era fino a qualche anno fa. Non è così, io non sono d'accordo. Io penso che la responsabilità di questo stato di cose sia in capo allo Stato centrale, che ha deciso di affossare Reggio perché Reggio deve restare sott'acqua. Questa è la verità. Poi possiamo parlare chi governa, se è bravo o non è bravo, poco importa, noi dobbiamo guardare a oltre, perché noi non siamo stati a festeggiare quando sono stati condannati o quando sono stati rispetto a loro, perché noi siamo di destra, abbiamo un'altra cultura. Noi festeggiamo i nostri successi, i successi della città. Non festeggiamo se è stato sciolto il comune governato da un eccellente sindaco che si chiamava e si chiama Demi Arena, o se festeggiamo nel momento in cui, anche in tribunale, nel momento in cui Scopelliti viene condannato, qualcuno esultava. Ecco cosa esultate. Guardate che cosa avete consegnato ai vostri figli. C'è poco da esultare. E allora la responsabilità va individuata, ed è questo un ragionamento che in una città in cui si creano i momenti di dibattito, di discussione, vanno aperte queste tematiche, vanno, diciamo, rilanciate, ma lo va fatto con tutte le associazioni, con tutte quelle che sono le organizzazioni che oggi sono attive, perché sappiamo che alcune sono spente ormai, hanno finito la loro mission, mandato a casa Arena e distrutto Scopelliti, non servono più, tacciono. Però al di là di questo, serve invece che la parte vera di Reggio, quella che non è politicizzata, quella che non è, che non risponde alle logiche dei partiti, ma risponde all'appartenenza ad una comunità che deve trovare la forza di riscattarsi e di rialzarsi per dare un futuro a queste giovani generazioni, per riconsegnare una speranza. Ecco cosa serve. E in questo c'è un dibattito che va aperto. In questo è un problema del centrosinistra, se non ha il motivo e non trova gli stimoli per farlo. Ma il centrodestra, che qui è rappresentato, deve, sotto questo punto di vista, recuperare questa capacità, deve rafforzare quel cammino di confronto e di dialogo per aprirsi alla città e per capire quali sono, diciamo così, a mio giudizio, gli obiettivi da raggiungere. Ci sono gli uomini, ci sono le risorse, molta altra gente va coinvolta, molte altre persone vanno, diciamo così, stimolate a una partecipazione diretta, perché Reggio ha bisogno di altro. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, lo diciamo per tranquillizzare tutti i presenti. Teniamo in sospeso il fatto di questo sogno, appunto, di cui parlavi prima. Ma tornando indietro, direi che se facciamo una classifica, forse il maggiore successo politico ottenuto da Peppe Scopelliti quando era sindaco di Reggio è stato una battaglia condotta a distanza, cioè al Parlamento a Roma, pur non essendo parlamentare, per arrivare ad ottenere il riconoscimento della città metropolitana, che avrebbe potuto segnare veramente un punto di svolta per quello che poteva dare al territorio, e però non ha dato. Perché non l'ha dato? Perché la Regione continua a trattenersi queste benedette deleghe che invece alla città metropolitana potrebbero dare tanto. Ma Piero, intanto diciamo così che le risorse che oggi sono disponibili per le città metropolitane sono uno strumento sicuramente importante e utile
per diciamo metterli in campo per la collettività. Poi è chiaro che qui bisogna mettere un punto, non c'è dubbio. La regione deve trovare. Reggio è l'unica città metropolitana d'Italia a non aver ottenuto queste deleghe Reggio, che deve avere per legge. Sì, però anche la classe dirigente che governa la città ha il compito di aprire un dibattito, un confronto, allargando questa discussione a tutte le forze politiche. Questo è il problema vero di fondo. Cioè, vedi, tu hai parlato della città metropolitana e ti faccio la politica di ieri rispetto a quella di oggi. È calzante. A un certo punto Chiara Vallotti dice portiamo i bronzi al G7 o al G8, erano forse 8. Tutti quanti ci ribelliamo, io dico io sono contrario, però vediamo se riusciamo invece a immaginare un modo per dialogare col governo e per strappare qualcosa che può tornare utile alla città. Arriva al tavolo dove c'erano tutti, c'era Confcommercio, Confesercenti, la Camera di Commercio, tutte le massime, diciamo così, istituzioni, rappresentanti datoriali, insomma, tutte le forze sane della città. Questo tavolo nella sala della sala dei lampadari con 10, 12, 15 rappresentanti, il rettore, tutti chiamati, e a quel tavolo Peppe Bova, presidente Bova del Consiglio regionale del Partito Democratico, dice perché non facciamo una provocazione? Noi possiamo mandargli i bronzi al G8, alla Maddalena, ma vediamo se ci danno il titolo di città metropolitana, visto che stanno andando a ridiscutere la Costituzione. A quel tavolo io non ho detto ma tu sei un provocatore, ma tu ti dovresti vergognare, lo fai apposta perché vuoi metterci contro il governo nazionale. Io ho colto la palla al balzo e su quella proposta di Peppe Bova andai a Roma, andai a interloquire con Fini, con Berlusconi, e poi andai dagli attori che sul campo avevano il ruolo decisorio, cioè erano quelli che stavano costruendo questa prospettiva, cioè Italo Bocchino, vicepresidente del gruppo parlamentare del PDL, e Roberto Calderoli, che era il ministro che per conto di Bossi, che era ministro delle riforme, seguiva questa parte. Andai lì ad incontrarli, gli spiegai le ragioni di una Reggio che poteva ambire a diventare città metropolitana, sposarono immediatamente questa causa, Reggio diventò città metropolitana, perché l'autorevolezza della politica locale, del suo sindaco, mi sia consentito di dire, nei vertici nazionali dei partiti di maggioranza, e non dimenticate quelli del Partito Democratico che su Reggio Città Metropolitana votarono contro per ordine di partito, raccontatelo in giro alle persone che ci hanno tradito, perché una volta stavano dalla parte opposta ai carri armati e un'altra volta stavano in aula a votare contro Reggio nel segno della loro tradizione, nel segno della continuità contro la nostra città. Questa è la storia. Questa è la verità. Allora il ragionamento è che se le istituzioni sono credibili, se sono forti e hanno un peso all'interno dei loro partiti, delle loro, diciamo così, organizzazioni, hanno la possibilità. E allora io penso che Occhiuto non sia, non possa più aspettare, tergiversare, se lo sta facendo ci sarà un motivo. E allora proviamo a capire. Però Piero, posso dirti una cosa? Anche due. E chiudo. Sai che c'è? Che questa città per la prima volta nella sua storia ha avuto un presidente di regione che era di Reggio Calabria. E quando ha avuto un presidente di regione di Reggio Calabria, e ce lo dobbiamo dire, non ci nascondiamo, ce lo dobbiamo dire, questo presidente di regione sarà stato osteggiato dai poteri forti di Roma, di Milano, d'Europa,
di qualunque parte d'Europa e del mondo voi vogliate, ma questo presidente di regione è stato fucilato in piazza nella sua città, non fuori. Magari l'ordine sarà arrivato da fuori, perché se ci fosse stato Peppe Scopelliti presidente della regione, le deleghe erano già a Reggio Calabria e non importava se a governare, perché avremmo avuto l'autorevolezza per indicare anche un percorso anche a chi magari non aveva forse questa autorevolezza per gestire questa fase, ma le avremmo aiutati. Questa è la verità, Piero, questa è la sacrosanta verità. Queste cose oggi, quando abbiamo detto venite, perché ci incominciamo a raccontare la verità un po' alla volta, non abbiate fretta, perché il mio vero grande errore che ho fatto in questi 10 anni, dal 2012 anni, dal 2011 in poi, è che ho peccato di presunzione. Vi spiego perché. Ho sempre pensato che la mia gente mi conoscesse profondamente, che la mia gente non potesse mai pensare che Scopelliti poteva commettere errori, perché Scopelliti era uno del popolo. Scopelliti non è uomo dei salotti, della borghesia reggina, è un uomo cresciuto per strada, attraverso i suoi ideali, i suoi valori, la sua storia. E questo ovviamente è un elemento che ad un certo punto, ho perso un po' il filo di discorso perché Mimmo mi ha distratto, però, stavo dicendo proprio questo. Il problema di fondo è che qui ci siamo trovati di fronte a una situazione grave, difficile da gestire, da governare, da dover, diciamo, affrontare, perché chi era un uomo che poteva dare questo tipo di impronta, questo tipo di opportunità, purtroppo ha dovuto fare un passo indietro. Poi ognuno può scrivere quello che vuole. Io, da uomo delle istituzioni, nel momento in cui sono stato condannato e ho avuto una condanna esemplare, penso che condanne per un reato del genere non ce ne saranno mai più, neanche minori, esemplare, io ho detto in maniera molto semplice, ho detto: io faccio un passo indietro, mi dimetto, perché quando lo Stato ti delegittima, a quel punto devi prendere atto, è un'istituzione delegittimata, non può restare al suo posto. Allora, questa considerazione era per me, e l'avrei rifatto, quando dicono: ma tu hai sbagliato a dimetterti. No, io non ho sbagliato, però volevo dire un'altra cosa che poi mi è sfuggita, però grazie, spero di Mimmo, poterla recuperare. Noi stiamo presentando un libro. Stiamo parlando di un libro. Stiamo presentando un libro. Di un libro. Torniamo a qualche numero prima di salutarci. Presidente della Regione, c'è una sigla SMS che poi diventa MMS. Comunque si tratta della metropolitana di superficie, che avrebbe fatto veramente di Reggio una città europea, diciamo moderna ed europea. Collegare CEDI, l'ospedale, università, tutto con un moto continuo. Insomma, un grandissimo progetto che Scopelliti finanzia con circa 120 milioni, mi pare. Il comune per 10 anni non fa niente, i progetti non si fanno, si arriva alla fine al definanziamento di questo progetto, e ora la regione ci restituisce 20 milioni così per fare 2 parcheggi e 2 linee per gli autobus. Questa è la differenza. Ma abbiamo perso, quello che la gente deve sapere, abbiamo perso probabilmente 360 milioni, quasi tutti o gran parte di quelli che erano stati assegnati alla città di Reggio, secondo me. Adesso io non conosco i dati perché non mi confronto e non vado ad approfondire queste questioni, però secondo me gran parte, da Oliverio in poi, sono state, diciamo così, sottratte alla città, perché evidentemente non c'erano i progetti, perché comunque la città non ha mai rivendicato le azioni e così via. È chiaro che poi chi governa prende e le destina altrove, giustamente anche. Allora, la storia è questa. Vengo chiamato dal mio assessore,
da un mio assessore che mi dice: dobbiamo andare urgentemente a Catanzaro tra qualche giorno perché c'è una riunione. Hanno deciso, lo Iero ha deciso di affidare 140 milioni di euro a Cosenza, 120 a Catanzaro, per un piano sulla mobilità. Noi non ci siamo. Arriviamo a questa riunione e effettivamente Catanzaro e Cosenza avevano gli studi di fattibilità, firmano l'accordo del finanziamento sui POR. Noi come Reggio Calabria, siccome c'erano le elezioni a distanza di 2 mesi, qualcuno ha detto all'Oiero: ma che fai? Reggio Calabria non gli dai una risposta. E quindi noi firmiamo un documento di impegno, ma avevamo 8 mesi almeno di ritardo rispetto alle altre amministrazioni. Quando poi sono arrivato, fu così che l'ATAM con Arena, con l'università, con i professori, diciamo, del settore, misero in campo molto velocemente un progetto che noi abbiamo inserito nei fondi FAS. Perché a quel punto, quando sui POR sono andato a destinare le risorse a Catanzaro e a Cosenza, Reggio non aveva nulla. A quel punto mi inventai i 67 milioni della Gallico Gambari, Ciccio, che tu sai molto bene, e finanziai in un batter d'occhio la Gallico Gambari, facendo recuperare alla città di Reggio un finanziamento che non avrebbe mai avuto. Che adesso inaugurerete, io non inaugurerete. Allora, questo argomento dopo viene fatto che cosa? Vedi qual è il problema di fondo delle amministrazioni, la continuità. Chi di voi ricorda quando per l'accensione del metano ad Arghillà io invitai il fratello del sindaco Falcomatà a tagliare il nastro? Chi ricorda di voi che invitai il fratello del sindaco Falcomatà per tagliare il nastro dello svincolo di Arghillà? Io lo ricordo molto bene, perché erano opere che aveva avviato Italo Falcomatà e che io riconoscevo il merito a loro e chiamai i suoi parenti. Mentre qua non soltanto non accade che qualche telefonata l'ho ricevuto in qualche circostanza, diciamo, di cose minori, ma nel momento in cui c'era la possibilità di mettere in campo una serie di azioni tese a sviluppare dei progetti, non si è dato continuità. Ad esempio, queste la mobilità prevedevano il Tapirulan, un nuovo Tapirulan, prevedeva inizialmente il collegamento all'università, al CEDIR, con un trenino nella zona alta, cioè un sistema che garantiva alla città una mobilità nuova. E invece purtroppo ci troviamo in una situazione in cui leggiamo che la regione ha tolto, ma Piero, ha tolto dopo 11 anni queste risorse e le ha probabilmente utilizzate per altro, le sta utilizzando. Il problema è che purtroppo c'è una grande lentezza nelle macchine, diciamo così, della burocrazia, e lì la politica ha anche la sua responsabilità, però io non entro nel merito perché purtroppo non è una competenza mia, non mi appartiene e non è una responsabilità di cui io mi sento, diciamo così, partecipe. Posso soltanto dire che è un peccato aver perso anche queste risorse insieme a tantissime altre. E la città cresce, come si dice, siamo di fronte al Duomo, alla cattedrale, dentro c'è la Madonna della Consolazione, se ci sono i soldi si canta missa. E Reggio aveva tanti soldi, li ha dilapidati. Quando vi raccontano per le strade che il buco di bilancio, che la gestione di Scopelliti è stato il degrado che la città vive oggi, mandatele a fanculo, perché i soldi ci sono. Mandateli a quel paese, perché i soldi ci sono. Ci sono. Ci sono anche le voci delle opere che vanno realizzate. Però non ci sono i progetti, e qui Piero Gaeta, che ne sa più di me perché io mi sono documentato poco, ci dice che c'erano 100 milioni messi da Scopelliti, che erano 120 perché i 20 sono stati in parte utilizzati per qualcosa,
i 100 milioni, non hanno i progetti, non c'è nulla. Non solo, o meglio, la regione gli aveva meglio dato... non sono i progetti, forse ci saranno. Non è partito nulla. No, ma poi... la regione in più aveva dato anche 5 milioni di euro per la progettazione, ora e se li ripresi indietro perché non sono stati utilizzati. Dico questo solo per chiudere l'argomento. Purtroppo, Piero, questa è la situazione. Vabbè. La situazione che si vive e che si vive bisogna prendere atto. Ecco perché dico sì, possiamo reclamare da cittadini la responsabilità della politica, sicuramente la responsabilità della politica, ma gli altri attori della società regina sono silenti, non ci sono. L'ultima manifestazione che abbiamo visto a Reggio Calabria, che io ho notato e ricordo, è stata quella degli immigrati della palestra di Archi che protestavano per la situazione che c'era. Ecco perché Reggio deve trovare la forza e il coraggio, se serve, qualora dovesse servire, per dire che così non va bene, la forza di ribellarsi in una situazione di vera e propria, diciamo, stasi che si vive in questa città, che non si può più tollerare, secondo me, per carità, altrimenti dopo Villa ci metteremo Scilla, no? Vuol dire altri 10-15 mila, diciamo, quanti saranno giovani e persone che andranno via da questa città. Questa è la verità. 21 dicembre 2021. Tu non te lo ricorderai, comunque eri uscito da poco dal carcere. Ci vediamo, parliamo. Ti dico, Peppe, ora che fai? E tu mi dici, non lo so, mi piace andare a cena, ora mi godo la famiglia, andrò a cena alle 8 con le mie figlie, mi ritiro, voglio stare così per i fatti miei. Questa domanda te l'ho fatta più volte, poi passava il tempo, ma allora che farai? E c'era sempre questo no, non torno in politica perché non sono un uomo per tutte le stagioni, perché non è più quella la mia politica, siamo di fronte a una realtà nuova. Oggi la realtà nuova è questa piazza. Ora tu, di fronte a una piazza così, se ancora confermi quel no granitico... Ti confermo quanto ti ho sempre detto. Vedi, Piero, ho recuperato quello che stavo dicendo prima, in quella fase dell'interruzione. La città deve conoscere verità. Una parte le posso raccontare io, un'altra parte le dovranno raccontare altri attori. Ne sono convinto, che ne sanno più di me. Vedi, io in questa fase vivo questa situazione di grande serenità, nel senso che sto con la famiglia, con le mie figlie, qua c'è Greta pure, che ovviamente ha vissuto un'esperienza traumatica, perché chi è persona per bene non può mai immaginare di finire dietro le sbarre, mai. E sa Greta, perché lo ha scritto in quelle parole, che la malvagità e la cattiveria che ha subito suo padre sono vergognose. È inutile andare in pellegrinaggio in Terra Santa o andare in chiesa la domenica a battersi il petto, non basta, perché l'umanità, l'onestà, quando uno serve le istituzioni, è al di sopra di ogni tentazione. E allora io mi trovo a stare in una condizione, diciamo, in cui osservo quando sono in città e non sono fuori per lavoro, grazie a Dio, perché c'ho qualcuno che mi ha chiamato, perché il Signore c'è, qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto: vieni a lavorare con me a Roma. È il mio direttore generale, che oggi è qui insieme a un gruppo di imprenditori romani che ringrazio e saluto. Simone mi ha detto: vieni con me a Roma a lavorare, e io ho detto certo, e ho incominciato questo percorso lavorativo insieme poi ad altre iniziative. E tu vivi una serenità, una tranquillità. Mi ogni tanto parlo con Tilde, con Ciccio, con Fausto a Roma, qualche altra volta, diciamo, anche
diciamo, con Mimmo Giannetta, ci siamo trovati a parlare, insomma, Gigi Fedele, con tanti attori, e qua ci sono tanti sindaci che voglio salutare e ringraziare, insieme al presidente del CONI, al presidente della Regina che era qui con noi, tantissimi, il presidente dell'ACI, insomma tanti rappresentanti, tante volti e tanti noti in questa nostra realtà. Tante volte io dico: ma come fate a combattere ogni giorno nella guerra dei partiti, delle dinamiche interne? Cioè, io ho passato 35 anni a fare questo, no? E mi troverei in difficoltà a ricalarmi in questo meccanismo, perché diventa difficile una volta che ti sei, diciamo così, disintossicato. E questo è un elemento, Piero. Un altro elemento, sai qual è? Io nel 2002 ho vinto, nel 2007 ho vinto, nel 2010 ho stravinto. Ma tu pensi che queste mie vittorie siano state tutte facili? Assolutamente no. Te lo racconto io, no. Nel 2002 hanno fatto in modo di non farmi candidare. Hanno creato un meccanismo teso a cercare di escludermi. E grazie a Dio, generale, i servitori dello Stato ci sono, e sono tanti ancora. I servi ce ne sono, ma i servitori dello Stato sono tantissimi in questo paese ancora. Qualcuno pensava di estromettermi dalle elezioni del 2002 e un servitore dello Stato disse: se voi vi permettete a fare un'azione contro Scopelliti, uscirò pubblicamente e vi smentirò. Nel 2007, chi è che se lo ricorda? Ci fu un'azione tesa a cercare di impedirmi la candidatura, ma ovviamente fu un'azione che non trovò successo, perché il consenso era talmente ampio di una città che respirava un'aria nuova che era difficile cercare di farti fuori, ma il tentativo ci fu prima e dopo. Perché non dimenticare l'arresto di Massimo Labbate, poi da poliziotto, il più votato di Alleanza Nazionale, non lo dimenticate mai. Massimo Labbate fu arrestato per poi essere assolto in primo e in secondo grado, perché quella era un'azione tesa a mandarci a casa. Era l'inizio, da parte di qualcuno, di un disegno, perché Scopelliti aveva osato vincere col 70% e diventava pericoloso per il sistema, per i poteri forti. E poi nel 2010, quanti di voi ricordano il 2010, quando Berlusconi il 9 settembre a Diamante, io ero a Diamante, scusa, alla D'Atreio a Roma, Berlusconi dice a una domanda che gli viene posta dal coordinatore regionale dei giovani del PDL, Daniele Romeo, dice: chi sarà il candidato? Andate su YouTube, c'è su YouTube. Quando fate le verifiche, le cose, andatevelo a trovare, così poi vi date tante risposte rispetto anche alle tante idiozie che scrivete. Purtroppo, Piero, Berlusconi dice: abbiamo due certezze oggi in Italia. Una è Scopelliti in Calabria, l'altra è Formigoni in Lombardia. E lo dico senza aver consultato Fini e gli altri della coalizione. Quindi Berlusconi annuncia che il candidato è Scopelliti. E da lì una sequela di attacchi che non avete neanche idea cosa abbiamo dovuto registrare. Qualcuno parlava dei dossier mandati a Berlusconi, la condanna della Corte dei Conti che entrava in quel momento sull'Ital Citrus, le voci del medico di Berlusconi, della mamma di Berlusconi che doveva candidarsi, che circolavano in città e in regione, create artatamente da qualcuno dell'informazione, che poi nel momento in cui vengono recepite da un giornale nazionale diventano di dominio anche degli altri giornali, giustamente, probabilmente, e tante altre cose che voi non conoscete, perché Scopelliti era un problema se fosse andata alla regione, perché Scopelliti non ha mai tollerato i poteri forti, li ha sempre lasciati fuori dalla porta,
la borghesia mafiosa non ha mai trovato udienze e ascolto, perché prima veniva la città, quindi la regione, quindi i calabresi, quindi prima i reggini. Questo è il succo di tutto. E ti dovresti imbarcare in un'altra situazione in cui ognuno giocherebbe a ruota libera. Io mi sono già immolato per la mia città, l'ho già fatto e ho pagato. Quando questa città troverà la forza, il coraggio di rialzarsi e incominciare a capire chi sono i veri nemici e incominciare a indicarli con nome e cognomi, incominciando a scendere in piazza democraticamente e civilmente, rivendicando un futuro diverso, allora forse incominceremo a parlare di politica, incominceremo a parlare di prospettiva della città. Ma lo si può fare, Piero, non per forza scendendo in campo in prima persona. Io penso che anche questa iniziativa, queste iniziative del libro, possano servire a dare uno stimolo, un incoraggiamento, a dire non stiamo fermi, mobilitiamoci. Io posso essere, se interpellato alla classe dirigente locale, uno che dice la sua, che dà un contributo. Io posso dare il mio contributo di idee, che può essere ascoltato, può non essere ascoltato, se troverò il tempo, perché il lavoro mi sottrae tantissimo del mio tempo. Però per la mia città un posto l'ho sempre trovato, perché la mia città non l'ho mai abbandonata, non l'ho mai lasciata per un attimo, anche quando qualcuno pensava che io l'avessi tradita. Non ho mai tradito, perché non mi sono mai venduto. Sono altri che sono i venduti, sono altri che sono i venduti, quelli che hanno pensato che la loro impunità passasse attraverso le azioni contro altri. Ma la ruota gira e la gente sa leggere, legge le dinamiche, legge gli strumenti, legge come si muove il mondo anche in questa città. Certo, avremmo voluto una stampa in grado di essere meno tagliente, Piero, e meno offensiva e meno cattiva nei confronti di chi questa città ha cercato di risollevarla. Un buco di bilancio, per carità di Dio, è un fatto sicuramente che certamente dimostra che un'amministrazione ha speso molte più risorse, più risorse di quanto potesse spenderne. Però ti posso dire una cosa, che negli anni d'Arena c'era già ridotto il buco, era arrivato il disavanzo a 85 milioni di euro, circa 87, se non vado errato, è perché si era attivata anche una procedura che la mia amministrazione aveva messo in campo dopo Pavia, quella della vendita degli alloggi popolari. Quando andò via Arena, chiusero le porte, perché quei soldi, che potevano essere soldi freschi per far abbassare il bilancio, il disavanzo, quindi erano circa 230 milioni di euro. Andate a scoprire le carte, vi erano 1000 cittadini che avevano pagato 1000 euro la caparra per acquistare gli alloggi, gli furono chiusi gli uffici, perché se poi si riduceva o si azzerava il disavanzo, quale poteva essere la battaglia contro Scopelliti? Perché nessuno queste cose le ha scritte? Perché bastava riaprire gli uffici per azzerare il disavanzo nel giro di 2 anni e la città ripartiva senza più polemiche. Ma invece è servito. Tutto questo è servito per attaccare Scopelliti, per dire tutto quello che accadeva era colpa di Scopelliti, come la Tari. Andate a guardarvi la Tari. Fino al 2012 la Tari si chiamava Tarsu e la pagava una quota l'amministrazione e una quota il cittadino. Col governo Monti è diventata Tari ed era tutta a carico del cittadino. E la gente che ancora leggo, incontro, mi dice pavamo a spazzatura per colpa tua. No, per chi si è storto. Purtroppo, perché non sei documentato, perché se uno si documenta paghi il suolo pubblico, l'occupazione del suolo pubblico per colpa di Scopelliti, paghi qualche altra cosa, ma la Tari la paghi, e la paghi molto di più di quanto dovresti pagarla, la paghi molto di più di quanto dovresti pagarla. E però non è colpa mia, è una scelta del governo nazionale. E anche tutte queste cose, ecco quando dico le verità, queste sono verità che ci dobbiamo raccontare, che bisogna sapere,
perché alla fine, quando tu metti da impasto un uomo o una classe dirigente che sia, è chiaro che tutti si nutrono delle motivazioni che vengono addotte, perché dice, lo dice uno, lo dice due, lo dicono tre, lo dicono quattro, sarà pure vero. Ma invece non è così. Tante cose sono state dette, un mare di bugie, e noi abbiamo il compito di rivelarle quali sono le bugie. Il mio errore è stato quello da allora di stare in silenzio, perché dico tanto la gente crede a me. Ho sbagliato, perché poi quando c'è una campagna forte, incisiva, alla fine anche la gente che magari non si documenta fino in fondo, giustamente, e magari può credere a queste fantasie, però piano piano dobbiamo, non la devo dire io la verità, la deve dire un giorno Scopelliti, un giorno dovrà fare l'Arena, un giorno dovrà fare la Zoccoli, un giorno dovrà fare Tilde, un giorno magari Ciccio, un giorno... Cioè dobbiamo allargare il raggio, anche perché così evitate che io diventi bersaglio come sempre, e vi sarei grato, no? Perché se le dice sempre uno, è solo uno. Ma bisogna dare questo tipo di indirizzo, è necessario, perché la città ha bisogno di una pacificazione. E la pacificazione viene soltanto se si registra un momento, se arriva un momento in cui vi è una, diciamo così, riscoperta della verità. Nel momento in cui si sanciscono alcune cose che sono fondamentali, quindi aspetti determinanti, giusti o sbagliati, a favore o contro Scopelliti, non ha importanza, ma la verità, noi dobbiamo ricercare la verità. Io sono qui non perché ho intenzione di scendere in politica, sono qui e sto facendo, credo, un grande servizio alla mia gente per incominciare a raccontare la verità, per ristabilire le cose, perché tante cose sono fuori posto e sono state raccontate in maniera errata, se non purtroppo alcune sono delle vere e proprie menzogne, come quella della Tari che ho raccontato prima. Ci siamo. Vabbè, mi pare che la piazza non abbiamo perso nemmeno un ascoltatore da quando si è cominciato. Scopelliti ha detto, mi pare, tante cose, tra le quali l'ultima, la più importante, è che quel no che disse nel 2021 non è più tanto granitico come era allora, ma comincia un po' ad ammorbidirsi. E con questo vi salutiamo. Buona grazie, serata. Grazie a tutti quanti, grazie di essere stati qui. Per chi volesse acquistare il libro, ci sono due postazioni, una a destra e una a sinistra, e Peppe si fermerà un po' per fare le firmacopie. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma solo qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà, poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido, cosa succederà. Col cuore che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende. Da questa partita, come sempre, ne esco con la maglietta bagnata e a testa alta. Io sono ancora qua.